Napoli diverso da Arezzo, ma anche un Napoli diverso da se stesso, da come potrebbe essere e che ancora non è. Il suo limite è il centrocampo. Montervino ha tre cilindri, Bogliasino non esprime compiutamente il potenziale tecnico, insomma non va. È un Napoli opaco che ha avuto un inizio folgorante in questo campionato, ma che ora ha problemi. E ci mette il suo anche una Triestina che non ti aspetti, così gagliarda, reattiva, pronta a sfruttare gli spazi e a capitalizzare le carenze altrui. Gli azzurri in gol ci vanno subito però. Quindicesimo. Attenzione, Bucchi il gol. La sua rete è una sinergia di errori e prodezze. La sua spalla in questa partita è Calaiò, è lui che recupera, mette al centro e offre a Bucchi, come rivediamo nel replay, il più dolce dei pomeriggi. Il Napoli fa un pressing impetuoso e il colpo di testa di Calaiò al 40esimo sembra il preludio di una vittoria annunciata e cercata, forse di una goleada. La sberla del Napoli non tramortisce però la Triestina, che al 42esimo è già bella e sveglia. Allegretti fa bene tutto, poi mette nelle braccia di Jezzo, che non aspettava altro. La ripresa è della squadra di Agostinelli, anche lui uno tosto che non molla mai. Manda in campo Piovaccaro e tutto sembra diverso. Il pareggio arriva al 40esimo con Kriazis in sospetta posizione di fuorigioco. Il Napoli ancora potrebbe farcela e Cannavaro per poco non ripete la prodezza firmata contro la Juventus in Coppa Italia.